Empoli-Verona termina con un pareggio, precisamente con un 1-1. Nulla di fatto né per l'Empoli né tantomeno per il Verona. Questa partita di oggi, 20 marzo 2022, segna un pareggio che non porta ad alcun risultato. L'Empoli gioca in casa, è stata infatti Empoli-Verona. Il Verona, pur giocando bene, nel 71esimo trova il gol nel secondo tempo. Matteo Cancelleri la butta dentro. E invece, per quanto riguarda l'Empoli, nel primo tempo Federico Di Francesco al 26esimo di gioco la mette dentro. Primo tempo dominato dall'Empoli, secondo tempo dominato dal Verona, ma entrambe le compagini sono molto equilibrate e il risultato palesa la parola equilibrio come parola che riassume il gioco in questione. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, narratore italiano.